Ciao, sono Arianna Rui, basta-diete.com. Ti do il benvenuto a un nuovo giro di FT. Oggi parliamo di preoccupazione. Quindi inizia a identificare in questo momento di che cosa ti stai preoccupando, del tuo peso, della tua salute, di qualche problema fisico, qualche disturbo che non passa. Che quindi sono tutte cose collegate comunque al cibo. Inizia a identificare dove senti la tua preoccupazione. Generalmente le emozioni si sentono dalla pancia alla gola, quindi normalmente si identificano così nel corpo. E inizia a misurarne anche l'intensità, dove da 0 a 10, dove 0 è praticamente nulla e 10 è il massimo dell'intensità che puoi percepire. Se ti sembra anche più utile, puoi chiudere gli occhi e respirare profondamente e concentrarti solo esclusivamente sul tuo corpo. E poi prenditi la responsabilità del potere che hai su queste cose e inizia a stimolare insieme a me il punto karate. E ripeti insieme a me. Anche se sono molto preoccupato per la mia situazione e pensa di preciso di che cosa ti preoccupi ed è normale preoccuparsi, tutti si preoccuperebbero nella mia situazione. Io profondamente e totalmente scelgo di amare e accettare me stesso. Anche se mi sto preoccupando per il mio peso, per il mio dolore, per il mio disturbo, profondamente e totalmente scelgo di amare e accettare me stessa. Anche se qualsiasi persona si preoccuperebbe il mio posto e quindi è giusto preoccuparsi, perché se non mi preoccupo vuol dire che non sto facendo niente, vuol dire che non ho interesse nel mio problema. O cosa vuol dire per te se non ti dovessi preoccupare? Quindi io scelgo in questo momento di accettarmi e amarmi completamente e profondamente comunque. Adesso inizia sopra la testa. Mi sto preoccupando per il mio peso, per la mia salute. È normale preoccuparsi dei propri problemi. Non posso non preoccuparmi. Mi hanno insegnato che è giusto preoccuparsi. Tutti si preoccupano quando hanno problemi. E quindi è normale per me preoccuparmi quando ho questo problema. I problemi si risolvono in questo modo, bisogna preoccuparsi. Sono abituata a preoccuparmi quando ci sono dei problemi. Ho sempre fatto così. E preoccuparmi per me vuol dire continuare a pensarci, continuare a pensare al problema. Continuare a pensare al problema genera comunque emozioni di disagio, emozioni orientate al problema. Però non so proprio come fare a eliminare questa preoccupazione. E forse qualcosa sto già facendo ora. Anche se non ho voglia di eliminare la preoccupazione, io scelgo di iniziare a occuparmi del problema. Posso iniziare a pensare cosa posso fare per eliminare il problema.
può essere utile pensare alle azioni che posso fare per risolvere il problema. Scelgo di orientare la mente alle soluzioni e non al problema. Se penso alle soluzioni ho già più energia. Posso iniziare a pensare a che cosa posso mangiare per star meglio. Quali sono gli alimenti più idonei per me che non sto in questo momento mangiando? Qual è lo stile di vita più adatto che mi porterebbe a una migliore forma fisica, una migliore salute? Quali sono gli alimenti che danneggiano la mia salute e che sto continuando a mangiarli? Quindi ora che ho più energia sto scegliendo che cosa posso fare. Sento di avere già più forza in questo momento. Ho più lucidità. E scelgo di fare le azioni giuste che mi permettono di arrivare alla soluzione, al mio risultato. Io sono disposta ora a prendermi questa responsabilità e scelgo di occuparmi della mia salute, del mio benessere. È facile per me ottenere migliore salute ora che ho questa nuova consapevolezza. E mi sento già meglio ora. E scelgo di liberarmi completamente di tutte le preoccupazioni. Scelgo di liberarmi di tutto ciò che mi preoccupa. Scelgo di liberare la mia mente dai pensieri negativi e che non mi portano a un risultato migliore. Ma bensì scelgo di fare pensieri propositivi e utili affinché io mi possa occupare di me ogni giorno e della mia salute. E mi perdono per non averlo fatto fino ad oggi. Sicuramente tutto questo mi è servito per non prendermi la mia responsabilità. Ma ora che ne ho consapevolezza, scelgo di mettere in atto questa nuova strategia. Fai un respiro profondo e ripeti: io mi occupo della mia salute e del mio benessere. Fai un nuovo respiro, bevi un sorso d'acqua. E ti invito in questo momento a rivalutare la tua preoccupazione. Da 0 a 10 quant'è? Se prima avevi dato un numero, poteva essere 7, 8, 9, quello che c'era, prova a rivalutarlo adesso. Se è aumentata, se è diminuita o se è rimasta stabile. Fammi sapere il tuo risultato. In qualsiasi caso non c'è giudizio, è giusto così, quindi può anche aumentare perché probabilmente siamo andati a toccare un argomento che deve essere risolto, deve essere sviscerato un po' di più, devi andare un po' più in profondità e capire che cosa in realtà ti sta preoccupando. Se è diminuito e non è arrivato a zero del tutto, ti invito a rifare questa traccia. Se è rimasto uguale è lo stesso. Prima di ripeterlo, magari bevi un bicchiere d'acqua, fai una piccola passeggiata, muoviti un po' e ripeti l'esercizio, perché in qualsiasi caso dovrebbe diminuire. L'importanza di questo esercizio è portare le emozioni che hai a zero e poi generare una nuova energia, una nuova vitalità nei riguardi di te stessa e attivare la voglia di fare, la voglia di agire, perché è quella che sta mancando in questo momento. E anche per oggi è tutto, ti do l'appuntamento a una nuova traccia e ti invito a commentare e a farmi domande. Prenderò in considerazione tutte le vostre domande. Ti auguro una buona giornata, un saluto.
Ciao.